il parmigiano, l'unico formaggio italiano, anzi l'unico cibo italiano che ha il diritto a un nome proprio in francese, le parmesan. Il che ci porta a Parma, la città più francofila d'Italia. Da quando decise di affidare la costruzione del suo battistero all'Antelami. Alla fine del XII secolo, Elantelami si era formato in Francia e dalla Francia portò una nuova, quanto personale, idea dell'architettura e della scultura. E Parma ci porta oggi a parlare del parmigianino, sul quale è in corso una bellissima mostra al Palazzo della Pilotta. L'ex palazzo di governo dei Farnese, oggi diventato Galleria Nazionale. Palazzo della Pilotta, in mezzo agli antenati che governarono la città, le signore da un lato e i signori dall'altro. E questa è la mostra, a mio parere allestita in un modo eccellente. Forse la più bella mostra che ho visto quest'anno. Perché riesce ad essere contemporaneamente un percorso attraverso l'arte e attraverso il palazzo. Dove il restauro è stato finalmente ultimato e le sorprese vengono l'una dopo l'altra. Dal buio al colpo di scena, l'incredibile teatro Farnese restaurato. Un percorso che ci fa fare un giro anche attraverso le riserve normali del museo, accatastate con perfezione, come biblioteca. Sì che si scopre il mistero del palazzo. Questa costruzione militare, nata come sogno di gloria e di potere, non finita, ma comunque capace di essere meraviglia. Alcuni autentici miracoli della pittura. Gioielli transgenici, senza tempo. Questa signora del 1530 mi interessa in modo particolare, dove la conciatura è descritta con la precisione d'un cesello e la veste sotto ad un occhio maldestro potrebbe sembrare non finita. Ma questa pittura preimpressionista e libera serve a far intendere fino in fondo la leggerezza a battuffolo delle vesti. Lo stesso batuffolo batuffolosissimo che tiene in mano la schiava turca. La sua trasversalità storica addirittura mi spaventa, perché mi ricorda Manet attraverso gli occhi di Goya. Per vedere queste mani dovrò aspettare almeno i 100 anni che lo separano da Velázquez, ma senza lo stesso sorriso ignoto sotto la pelliccia di lince. E con un gesto così quotidiano da sembrare quello di un signore preso in un'istantanea. Come quasi un'istantanea, direi la fotografia, ma in realtà il ritratto di questo signore che sospende la lettura
per guardare il pittore. O lui nelle sue sete, nei suoi veluti, che si accorge per un attimo che lo abbiamo guardato. Parmigianino però, contemporaneamente realista all'inverosimile, è capace di una visione quasi deformata della realtà. Ma chi è questo curioso genio parmigiano che a 36 anni è vecchio e a 37 muore dopo essersi dato all'alchimia e che si ritrae solo 15 anni prima come un fanciullo leggiadro e adolescente su un piccolo tondo che assomiglia a uno specchio convesso e dove la mano destra appare in primo piano prorompente. Parmigianino è un artista fondamentale in una città che non sa ancora che sta per diventarlo anche lei. Fra poco diventerà sede del Ducato di Pierluigi Farnese, coetaneo del Parmigianino e figlio del Papa Paolo III. Per ora, dopo 150 anni d'appartenenza alla Milano dei Visconti e degli Sforza, Parma è francese, dal 1500 al 1512, lo sarà poi di nuovo dal 15 al 21. E poi avrà un governatore pontificio eccellente, quel Francesco Guicciardini che conosciamo tutti per aver scritto la prima grande storia d'Italia. E qui inizia una di quelle letture trasversali e un po' provocatorie di Passepartout. Perché reputo che il fatto che Parmigianino sia nato nel 1503 e quindi un poco francese non sia ininfluente per lo sviluppo della sua arte. Parmigianino appartiene ad una generazione tutta nata a cavallo del secolo e che comprende il Primaticcio, Cellini, Rosso Fiorentino e Giulio Romano, Perin del Vaga e Bronzino. E per capirci meglio, Rosso Fiorentino ha la stessa età di Francesco I di Francia, mentre Cellini quella di Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero. E i loro anni saranno caratterizzati dalla lotta fra re, imperatore e papato rinascimentale. Talmente personale, oltre che politico, lo scontro fra i due monarchi che tenteranno ad un certo punto di risolverla in singolar tensione, cioè in un duello testa a testa, che non avverrà mai, perché nel frattempo Francesco I sarà fatto prigioniero durante la battaglia di Pavia e verrà portato a Madrid in Spagna. Il papato rimane schiacciato dal conflitto e a parer mio il Rinascimento non finisce con la morte di Raffaello nel 1520, bensì nel 1527 con il sacco di Roma. Quando Rosso Fiorentino è fatto prigioniero dai Lanzichenecchi e Cellini uccide con un colpo di archibugio, si dice, il conestabile di Borbone. Il sacco di Roma è l'11 settembre del Rinascimento. La questione si risolve come in una soap opera nel 30. Francesco torna in Francia lasciando i figli in ostaggio e, rimasto vedovo, sposa la sorella di Carlo, il quale a sua volta viene incoronato re d'Italia e imperatore da Papa Clemente VII. Cambia l'atmosfera in tutta Europa. Parmigianino in quegli anni dipinge la famosissima Madonna dal collo lungo, oggi agli Uffizi. Per capire non solo Parmigianino, ma un'opera come questa, bisogna riflettere su quella che era l'idea dell'arte in questa epoca, in questi anni. Qui siamo fra il 1530 e il 1540, più o meno. Se voi leggete i testi critici di quell'epoca, non so, Benedetto Varchi, Giorgio Vasari, lo stesso Michelangelo, loro affermano un concetto molto semplice, ma assolutamente condivisibile. Loro dicevano: l'arte non deve rappresentare la natura, il vero che vediamo. Il vero che vediamo è banale, è una tautologia, cioè racconta se stesso e basta, non interessa. L'artista deve rappresentare la natura idealizzata, cioè il vero così come io lo percepisco attraverso il filtro della mia idea, dell'idea che mi sono fatto del vero. Notate per esempio come qui i volti degli angeli tentino di assomigliare per analogia alla forma del vaso che uno di loro porta. È una forma di forzatura simbolica estrema, si va verso l'irrealismo partendo dalla realtà idealizzata.
Questa è la maniera. Malgrado un breve viaggio a Roma, la formazione di Parmigianino è sostanzialmente locale, legata a Correggio e a Mantova. Correggio ha 14 anni più di lui e da Correggio imparerà una cosa che immediatamente, per sua fortuna, dimentica: la forma che esiste senza contorno preciso. Ma invece impara una cosa che non si dimenticherà mai: che le composizioni possono avere dei movimenti come dei colpi di vento. Nei quali i personaggi possono essere tirati per mano l'uno dall'altro e formare un unico cordone. Per capirla meglio questa storia facciamo un passo fuori Parma, Fontanellato. Fino al 1948 era Casa San Vitale. . 1523, Parmigianino ha 20 anni e inizia il suo primo lavoro significativo. Galeazzo San Vitale, sposato con Paola Gonzaga, gli commissionano la decorazione di questo stanzino che si potrebbe chiamare buio, perché ha solo una porta d'accesso, nessuna finestra. Il soffitto contiene un curiosissimo specchio dal significato assolutamente misterioso, che sta al centro di un cielo aperto che mi ricorda perfettamente quelli di Mantova. Quattro metri per 4,5 metri circa, d'un'intensità strepitosa. E il vento è già presente in questa pittura, che è però ancora acerba. Le citazioni vanno da Mantegna a Correggio. Diana al bagno mitologica ha già la tipica acconciatura degli anni futuri. Mentre il modo di dipingere va oltre ogni epoca di riferimento. La padrona di casa a seno nudo, ha già il collo lungo e un po' distorto a cigno, tiene la mano con quel gesto affettato e manierato che nel Rinascimento non c'era e diventerà invece tipico di ciò che oggi chiamiamo manierismo. E la bimba che tiene il bambino, forse quello defunto della coppia San Vitale, ha già quel musetto impertinente che troveremo molto più avanti nel lavoro di Parmigianino. E l'impertinenza si fa anche ambiguità in questi abbracci. Quell'ambiguità che troveremo tra poco nella grande scuola di Fontainebleau. I putti sono già fruttivendoli, scapigliati. Il levriere che tiene Diana al guinzaglio ha l'eleganza dei cani di Sigismondo Malatesta dipinti da Piero della Francesca. E mentre i cani da caccia sono rappresentati in un'azione immaginaria, quelli da guardia e quelli degli affetti, la cagna probabilmente dello stesso pittore, ritrovata anche in uno splendido suo disegno, sono potentemente realisti e hanno una parentela stretta con quelli imponenti della Camera degli Sposi di Mantova. 50 anni dopo, questi primi esperimenti saranno diventati il linguaggio che l'illuminismo chiamerà manierismo e che ritroviamo nel medesimo castello. Loggiata del castello, quando gli edifici da difesa del 300 e del 400 si travestono da edifici rinascimentali. Ebbene, c'è un documento che mi interessa moltissimo, sono questi affreschi quasi scomparsi perché martellati per essere riutilizzati come parete banale da ridipingere. È stato restaurato,
sotto le martellature traspaiono alcuni elementi molto interessanti. Una decorazione che riprende ovviamente il gusto dell'antichità romana, con dei bagnanti che sembrano quelli dei dipinti ritrovati a Roma fra 400 e 500. La parte che mi diverte di più è la parte di grottesca che sta attorno all'affresco, perché è tutta costituita da personaggi femminili a coscia lunga e a collo lungo. Compresa un'elegantissima Diana cacciatrice in versione affusolata come il suo cane levriere, qui siamo effettivamente nel manierismo e siamo nel 1580. Più tardi, uno dei fratelli Caracci, i grandi pittori bolognesi, Agostino, diventerà il teorico di questo cocktail e lo traghetterà verso la cultura barocca. Ecco la ricetta. Chi fassi buon pittore cerca e desia, il disegno di Roma abbia la mano, la mossa con l'ombrar veneziano e il degno colorir di Lombardia. Di Michelangelo la terribil via, il vero naturale di Tiziano, del Correggio lo stil puro e sovrano e di Raffael la giusta simmetria, del Tibaldi il decoro e il fondamento, del dotto primaticcio l'inventar e un po' di grazia del parmigianino. Il parmigianino, come nella miglior tradizione culinaria, è messo a spolverata alla fine. L'enigma di questa sua grazia rimane e anche quella della sua inspiegabile trasversalità storica. Una visione del mondo incredibilmente fuori dal tempo. Immagini così moderne da sembrarmi del XIX secolo. Colloqui cinematografici. I disegni raccontano sempre delle verità insospettabili, come questo schizzo a penna che sembra quasi già un quadro di Watteau. Sanguigna fantastica di piccoli putti svolazzanti e bomboloni. Sederi romani che hanno imparato la lezione di Raffaello. Ceselli di facce chine che mi ricordano curiosamente quelli di Raffaello, ma con in più un sapore fiammingo che ritrovo negli interventi a penna, dove la citazione del gotico internazionale fiammeggiante è un'autentica scoperta. È una sacra famiglia, infine, così laica da presentare una Madonna che sembra un'elegante signora, ma più delle Fiandre che della Bassa Padana. Segni che vedremo curiosamente ricomparire nella cultura francese romantica della prima metà dell'Ottocento. O canefore che hanno la turbolenza visiva delle decorazioni dei camini sotto il Terzo Impero. Come se il Liberty potesse esistere 4 secoli in anticipo. La turbolenza politica dei tempi fa sicuramente riflettere gli artisti e li apre la strada del nord e principalmente di quelle Fiandre dove c'è la città di Gand e dove è nato Carlo V. Poniamo mente a quando prende forma il fenomeno che noi chiamiamo Rinascimento. Prendiamo due esemplari, due archetipi, gli affreschi di Masaccio nella Cappella Brancacci, anni 20 del 400, e il grande politico di Jan e Hubert van Eyck nella chiesa di San Bavone a Gand. Sono due capolavori assoluti, sono gli emblemi di due rinascimenti contemporanei e in qualche modo contrapposti. Ma qual è il carattere distintivo dell'uno e dell'altro? È che in Italia Masaccio e con lui Brunelleschi, Donatello, eccetera, l'elemento dominante, quello decisivo, quello che fa la differenza, è il controllo razionale dello spazio, la prospettiva e il disegno. L'artista che vuole razionalmente dominare il mondo visibile. L'altra linea alternativa, antagonista, ma anche fraterna per certi aspetti, è quella dei fiamminghi, van Eyck, appunto, San Bavone, dove afferma che l'elemento unificante del mondo visibile non è la prospettiva, non è il disegno, ma è la luce. Il miracolo della luce che fa sì che dal pelo del gatto alla goccia di rugiada su un fiore tutto quanto sia poeticamente unificato
E così nasce questa curiosa pittura che è contemporaneamente visionaria, allucinata e mistica, e che poi verrà chiamata manierista. L'attenzione del gioco delle ottiche rimane sempre presente e il braccio di San Zaccaria sembra quasi poggiare sulla cornice. E nei ritratti, ebbene nei ritratti, questa tensione va a risolversi nei dettagli, nella perfezione del capello, nella qualità degli ori, e diventa alla fine una tensione ancora una volta squilibrante ma psicologica, ricordandosi sempre quella curiosa presenza che viene dal nord e che sta nel drago. Posizioni sempre contorte e leggermente scomode, con accenni di realismo nei dettagli che fanno addirittura venire i brividi. Il bastone è perfetto, la lama del coltello e la sua attaccatura sono una descrizione quasi fotografica. Il segreto sta nei riccioli di legno, sono gotici. D'altronde le piccole incisioni di Martin Schongauer circolavano allora come oggi le figurine Panini. Come forse da quello stesso ambiente viene la sua stesura quasi incisa dei Paneggi. Parmigianino quindi, artista d'avanguardia, inventore della coscia lunga alla quale si sottometterà anche il suo maestro Correggio. Donne oblunghe e scomode come quelle di Cellini o di Lambert Sustris. Pochi anni sono passati, i colli lunghi sono diventati una moda. Gerolamo Bedoli, pieno di pieghe perfettamente cesellate come se venissero da una incisione su pietra gotica, con alcune presenze assolutamente mièvre, come direbbero i francesi, sdolcinata. Lui con un piccolo braccialettino di corallo al braccio che sembra quasi di plastica. E forse di plastica è anche la rosa. Straordinario quadro proveniente dall'Ambrosiana, dello Schiavone, dove questa contorsione diventa fumetto. Primaticcio questo gusto lo esporta in Francia, o forse sono i francesi che trovano in lui un gusto che sa già di essere francese. Il Rinascimento e il Classicismo arrivano in Francia in un modo molto particolare, quando Francesco I torna dalla prigionia in Spagna. Invece di andare a Parigi, si ritira a Fontainebleau, a 50 km di distanza, e fu subito manierismo. E ovviamente il Rinascimento voleva dire chiamare gli italiani. Arrivarono l'uno dopo l'altro i più bravi. Benvenuto Cellini, che qui da orafo diventa scultore, il Rosso Fiorentino, che essendo matto qui si suicida, e infine Primaticcio, che divenne capo di tutti gli edifici e in un qualche modo capo di tutta l'idea di una pittura nuova, innovativa e ovviamente manierista. Un po' Castello francese e un po' voglia di italianità. Semplicissima in realtà la ricetta del manierismo, basta prendere le proporzioni classiche del Rinascimento e stiracchiarle. Ma questa è la ricetta ovviamente non solo dell'architettura, ma anche di tutte le arti plastiche, scultura e pittura. S'allunga la coscia in un mondo dove si fa di tutto per essere erotici. Gambe che portano direttamente alla calza moderna. E il verde della campagna francese vide apparire per la prima volta la finestra a timpano tanto cara a Michelangelo e qui messa in soffitta. Un elegante gesto gallico, forse un po' kitsch.
Francesco I sposa l'estetica italiana perché, essendo il re di un grande paese, doveva darsi, dare a se stesso, dare alla sua corte, dare al suo regno una immagine adeguata, e questo potevano darla solo gli italiani. Qualsiasi tirannello italiano, di Camerino o di Osimo, aveva più gusto e più cultura estetica e più capacità di persuasione estetica attraverso le forme dell'arte del re di Francia. Questo lui, che era un uomo intelligente, lo capì subito, e per questo Rosso arriva a Fontainebleau, benvenuto Cellini serve il re, eccetera, eccetera. E incomincia il secolo italiano per Parigi. Curioso tipo Francesco, che di letteratura invece s'appassionava. A lui si deve il nucleo di raccolta che oggi forma la biblioteca di Parigi e la protezione di Rabelais, il medico alternativo inventore di Pantagruel e Gargantua. Francesco, inventore dello spreco e del lusso, marca parigina, che formerà la scuola di Fontainebleau, dove abbondano gioielli e feste, Eros ambiguo. E Thanatos ironico nella morte dell'Amorino. Nel frattempo Parmigianino conclude il breve ciclo della sua vita con un capolavoro, il piccolo affresco della Steccata a Parma. Realizzato nei tempi rubati allo studio dell'alchimia, dove le sue figure femminili raggiungono il massimo dell'espressività. Corrucciate dal loro senso di responsabilità, le vergini savie, mentre quelle folli sembrano felici, civetuole e amicanti. La parabola delle vergini folli e savie, tratte dal Vangelo di Matteo, è tema nuovo per la cultura italiana, ma non per la cattedrale di Strasburgo e neanche per le immaginette di Martin Schongauer. Il tutto qui in un tripudio di decorazione e dove si mescolano verdure da minestrone e ridenti caproni dall'occhio lucido. Citazioni della Chiesa e dello studio alchemico. Il quale a sua volta è cosa fortemente nordica. Il risultato stilistico avrà grandissima fortuna. Collo torto e coscia lunga diventeranno il marchio di Bartolomeo Ammannati a Firenze, quell'Ammannati che da Parmigianino sembra aver imparato la forma e l'idea dell'Eros. E quello stesso Ammannati che dall'altro inventore delle alternative manieriste, Giulio Romano, ha imparato la lezione dell'architettura che propone per il rifacimento di Palazzo Pitti. E nel giardino di Boboli, dietro il palazzo, di fronte agli interventi di Ammannati, troviamo l'ultimo risultato di questo stile. Gian Bologna. Anche se la sua scultura prima è proprio a Bologna, lui con Bologna non ha nulla a che fare. Si chiama così perché il suo vero nome è Jean de Boulogne, una cittadina delle Fiandre. Un artista curioso e eccellente. Trova il suo stile oblungo proprio in Italia, senza sapere che originariamente forse questo stile proveniva da casa sua. Poi da noi si cambia strada. Si mettono le mutande a Michelangelo ancora vivo, cioè alla Cappella Sistina, ovviamente non a lui, e la coscia lunga scompare. Eros bizzarro, che verrà vietato dalla Controriforma in Italia, ma piacerà moltissimo a Rodolfo II quando diventerà imperatore e si trasferirà a Praga all'inizio del Seicento. Accumuli raffinati e sofisticati adatti alla collezione del principe. E mentre la Controriforma impone altri ritmi, quelli dei Caracci, all'Italia, loro, i grandi nudi oblunghi, tornano a casa, a Bruxelles, dove il putto sembra un giovane gendarme. Che il manierista, come sostiene Achille Bonitoliva, sia un traditore e come tale il prototipo dell'artista moderno?